Ciao a tutti, questo è il video della sfida. Ragazzi, non mi fermate più, sono un treno, ormai è fatta, ci sono dentro, non mollo più per chi l'avesse pensato, assolutamente. Sono ancora qua col video della sfida. E ieri vi ho lasciato ho parlato della legge dell'attrazione e vi ho lasciato con com'è possibile utilizzare l'energia positiva. Quindi l'argomento di oggi sarà proprio questo, l'energia positiva che dobbiamo attuare per soprattutto per accentuare la legge dell'attrazione e inoltre per avere tantissimi risultati nella propria vita. Quindi iniziamo subito dicendo che i pensieri positivi, e come ho già detto, influenzano molto i risultati. Oltre quello, ok, la dialettica è molto importante, che conduce al pensiero positivo. Esempio, da come noi parliamo, ci postiamo e ci proponiamo, diciamo sempre, o comunque impostiamo il discorso con delle frasi, con delle parole che influenzano il nostro subinconscio. Sono informazioni che la nostra mente conscia non riesce a recepire, ma fidatevi che influenzano molto il risultato. Di quale parole mi riferisco? Mi riferisco all'impostazione della frase stessa, dove noi utilizziamo ma se, però, ma quando, dove, cose un pochettino che tra virgolette negative, che ti fanno riflettere sul problema e quindi ti impongono un problema che magari non c'è, ma un problema magari non c'è. Quindi vi svelo un segreto: la nostra mente non classifica la realtà dal pensiero, in quel senso le emozioni che ci entrano dentro per la mente subinconscio è lo stesso. Quindi stiamo attenti a ciò che quello che pronunciamo, a ciò che pensiamo, perché è lì il segreto che ci fa avere un risultato e una crescita personale. Bene, spero che le mie informazioni ti siano state utili e ti invito a fare anche un commento per avere più interattività, per avere un dialogo e scoprire il tuo pensiero. E iscriviti al mio canale YouTube per seguirmi nella sfida, che non mollo e vado fino in fondo, perché anch'io stesso cresco insieme a voi. Quindi ragazzi, ci becchiamo domani nel prossimo video e vi parlerò nel prossimo video di cosa vi parlerò, e no, ve lo dico adesso perché adesso ci sto pensando. Voglio parlarvi di come è possibile, o meglio di come le nostre esperienze, ok, ci sono esperienze positive e negative, e come le nostre esperienze influenzano il nostro percorso. Ragazzi, è un argomento che non dovete mancare assolutamente. Com'è possibile poi, andando avanti, riuscire a resettare certi limiti mentali. Quindi ci vediamo domani, non mancare, ciao.